tutto questo per venire qui da voi a raccontare che il nostro adoratissimo e carissimo amico Mario Leocata ha scritto un altro libro che io ho letto e che mi ha molto incuriosito, divertito, interessato, però veramente è un lavoro che tu hai fatto importante e rotondo, perché poi ed stranamente, poi adesso oggi il Papa credo sia uscito dal Gemelli, sì. Quindi stranamente nei tempi, perché lui qua arriva addirittura a raccontare tutta una macchinazione che parte dal Cairo ma che poi si sposta all'UNESCO, quindi a Parigi, arriva in Italia, va in Sicilia e naturalmente arriva a Proda anche a Roma nelle stanze del Vaticano, quindi, e c'è anche una storia d'amore. Sì. È vero. Che è molto carina e molto affettuosa e devo dire molto delicata. L'hai scritta proprio, l'hai pennellata con molta gentile sensualità, voglio dirti. E però c'è anche, lo possiamo dire, no, non vorrei svelare più di tanto, no. Però ecco, no, diciamo che succede una cosa in Vaticano, cioè qualcosa che accade in Vaticano di estremamente grave. Che per un attimo ci ha fatto tutto, Dio mio Mario, perché l'altro ieri abbiamo ricoverato. Cioè, questo è troppo. Allora, racconta un attimo ai nostri amici che hanno avuto la pazienza di aspettarmi, e ancora vi ringrazio, come e perché e come è stato congegnato un libro così complesso. Perché poi, dicevo, è proprio un libro rotondo, perché lui fa un giro e poi alla fine riesce ad arrivare a una sintesi, dove la sintesi è che alle piramidi, dalle piramidi bisogna tenersi alla lontano, larga. Lontano, molto comunque, lontano. Sì, sì. Comunque questo romanzo io l'ho scritto prima del commissario Ombra, però all'editore sembrava troppo piccolo, essendo solamente un centinaio di pagine, e dice ma mi sembra un po' poco, casomai tu scrivi qualche altro, aggiungici delle annotazioni personali, qualche intrigo anche a livello sentimentale. Io ho detto senti, io l'ho scritto di getto, ci ho messo un mese a scrivere questo qua, eppure in tempi anche piuttosto ristretti, perché non è che abbia molto tempo a disposizione, però l'ho scritto a tanta velocità, non mi fermavo mai, e ho detto così è venuto e così lo voglio lasciare. Volendo questo poteva diventare 300 pagine se ci infilavo altri sostrati, ambientazioni. Sono stato molto scarno anche nella descrizione degli ambienti, un cenno, un tratto, un riferimento architettonico, un riferimento chiamiamo urbano, ma proprio un accenno, in maniera che uno avesse l'occhio che seguiva la scena, ma senza entrare in molti dettagli, perché l'ho scritto di getto e non mi andava di rimetterci le mani, e io ho detto vabbè, non fa niente. E mi sono messo a scrivere il commissario Ombra, che invece di pagine ce n'ha ben oltre 300, perché lì mi è venuto così. E allora il commissario Ombra è uscito per primo, e questo è uscito qualche mese dopo. Ecco perché, diciamo, a un certo punto poi anche l'editore ha detto vabbè, se non vuoi cambiarlo, pubblichiamolo così com'è e via. E così è stato pubblicato. Questo qui risale a una trama che tanti anni fa, ma proprio tanti anni fa, uno studio presso il quale io ero collaboratore esterno e che scrissi per loro delle sceneggiature che andavano lette dalla ex Miss Italia, dunque di cognome fa Valle, di nome non mi ricordo, Anna Valle, e io feci 15 immagini, 15 ritratti di investigatori privati, i più famosi. Anna Valle li leggeva e io avevo fatto un trafiletto che praticamente di questi investigatori privati ognuno aveva le sue caratteristiche e anche il metodo di indagine che seguiva. Il committente mi disse, senta, visto che lei ha questa attitudine, questa cognizione, anche questa cultura, perché non mi scrive una trama sull'antico Egitto? E io scrissi questa trama, quella che poi qui ho sviluppato. Però lui la voleva in 2-3 giorni, io ci misi 15 giorni, ed è rimasto lì nel cassetto. Ho detto, sai che ti dico? Sono andato a ripescare quella vecchia trama e mi sono messo a scrivere. E l'ho messa a scrivere proprio di corsa, a getto continuo. Poi mi ha detto, no, è troppo piccolo. In effetti non è che sia granché come volume, sono forse neanche 100 pagine. E disse, no,
e chi lo compra? Questo è troppo piccolo, questo si legge in treno e basta. Vabbè. E siccome c'avevo già un'altra trama pronta, era quella del commissario, ho scritto il commissario, ma quella mi ha portato via abbastanza tempo, anche perché mi sono documentato anche su alcune cose. E quindi il commissario Ombra, appena finito di scrivere, è uscito subito. Questo qui dopo un po' mi ha detto, senti, visto che il commissario Ombra insomma, ha avuto anche un buon riscontro, speriamo bene anche per altri motivi. E allora mi ha detto, adesso pubblichiamo anche Piramide Invisibile, e ha pubblicato Piramide Invisibile. Io poi ne sto scrivendo anche un altro, che è quasi alla fine, ci mancano poche battute, ed è il quinto codice. Il quinto codice sarebbe quello, il codice naturale, ossia abbiamo quattro codici, privato, istituzione di diritto privato, penale, istituzione di diritto, procedura penale, procedura civile e procedura penale. Sì. E il quinto codice sarebbe questo qui, adesso poi non vi sto a raccontare la trama. Abbiamo con noi Roberto Pinotti, che è un giornalista scientifico tra i più accreditati a livello internazionale per ciò che riguarda tra l'altro lo studio dell'archeologia, dell'ufologia tra l'altro, quindi proprio dei misteri che avvolgono l'universo mondo, ma soprattutto di archeologia parli anche come direttore di Archeomisteri, e volevo da te una introduzione al libro di Mario. Ciao Roberto. Diciamo questo, che l'archeologia misteriosa l'Italia l'ha cominciata, come dire, a conoscere alla fine degli anni 60, diciamo, con Peter Cosimo, no? E tra l'altro vinse anche con i suoi numerosi libri il premio Cappella, e quindi diciamo un premio sicuramente meritato. Peter Cosimo fu il primo in Italia a così lanciare sul tappeto l'idea che la biologia tradizionalmente intesa non è in realtà più veridica, anche perché ci sono tanti vuoti in essa, e successivamente poi sono emerse altre personalità che hanno dato altre chiavi di lettura. Peter Cosimo purtroppo non ha avuto una lunga vita, perché è proprio molto molto giovane, ma dopo di lui è venuto per esempio Erich von Däniken, il quale ha scritto una cinquantina di testi a livello mondiale, no? Anche Peter Cosimo ha avuto numerose traduzioni all'estero, ma Erich von Däniken, ha avuto praticamente, ripeto, un innumerevole numero di traduzioni dei suoi innumerevoli libri, e questo ha portato così alla ribalta la cosiddetta teoria degli antichi astronauti, come sono visti. Cioè, in sostanza, quello che Peter Cosimo chiamava archeologia spaziale, legando cioè ad antiche possibili presenze non terrestri nel nostro passato, certi enigmi che teoricamente venivano fuori, nessuno cercava di spiegarli né tanto, von Däniken lo ha fatto, diciamo, con maggiore fortuna. Il suo primo libro, Il cardine di idee, infatti, Chairs of Gods, dice proprio questo. Poi su questa falsa riga sono emerse tante altre, come dire, contraddizioni della nostra chiave di lettura del passato. Io devo dire, in particolare, mi sono rivolto, devo dire, al mito di Atlantide in maniera molto concreta. Solo oggi, con conoscenze di tipo aerospaziale, siamo in grado di capire cosa è accaduto nel passato e che cosa potrebbe essere accaduto anche un po' più in rapporto alla civiltà umana. Per esempio, oggi è un dato certo e assodato che 65 milioni di anni fa la caduta di un piccolo asteroide nello Yucatan ha creato una situazione inaspettata e completamente nuova, cioè ha in pratica annientato completamente la forma di vita che era dominante sulla Terra, quella dei sauri, dei grandi sauri. I dinosauri sono abbastanza rapidamente spariti dalla faccia della Terra proprio in conseguenza di questa catastrofe cosmica. E in conseguenza di questo c'è stata l'ascesa dei mammiferi, con tutto quel che segue. Questo tanto per dirne una che ormai è accettata dalla scienza a ogni piè sospinto. Ma guardate che il mito di Atlantide sarebbe in realtà più vicino a noi nel tempo. Si parlerebbe di un'epoca compresa fra il 12.000 e il 11.000 a.C. E oggi noi in realtà vediamo che il quadro che ci è stato fatto finora è completamente errato.
completamente errato, era da buttare nel cestino della carta straccia. Finora ci è stato detto che le prime civiltà sono sorte 4.000-5.000 anni avanti Cristo al massimo e buonanotte al secolo. Non è vero nulla. Alla realtà, visto che queste piramidi invisibili, questo gruppo di ricercatori approda anche in Vaticano, succedono delle cose, dicevamo. Sì. È strano. Allora, è chiaro che un libro come quello di Mario doveva anche affabulare, legando, no, personaggi, situazioni, in parte vere, in parte chiaramente immaginari. Ma quello che va detto è che ci sono sicuramente informazioni che sono state trasmesse e sono agli atti in certi contesti e in certi modi, e sono appannaggio anche di certi ambiti. Però è chiaro che quando, diciamo, certe informazioni ormai quando certe informazioni sono diventate dominanti, cambiarle ex tutto e dire guardate scusate ci siamo sbagliati, non è più così, ma è cos'ha, guardate che questo non lo fa quasi nessuno, Normalmente si tende lentamente a dire le cose pezzo dopo pezzo per come stanno veramente. Però che per esempio in Vaticano, tanto per dirne una, ci siano conoscenze che sono in archivio e che non sono state tirate fuori e non saranno tirate fuori se non al momento opportuno, ma questo insomma voglio dire, chi lo nega, è ovvio che non sempre tutto può essere per tutti, questa purtroppo è la realtà, ma in tanti campi, se adesso che non c'entra niente, ma diciamo facciamo un parallelo anche con il discorso degli UFO, beh ci sono voluti 75 anni perché il potere degli Stati Uniti d'America il 25 giugno del 2021 dovesse ammettere finalmente che era tutto vero, che chi ha studiato finora esattamente questo fenomeno ha sempre avuto ragione, perché si tratta di una realtà sotto controllo intelligente, una realtà di nota provenienza, una realtà tecnologica di macchine e soprattutto con una tecnologia avanzata. Allora questo è stato duro da ammettere, però ormai era diventato un procedimento di cucinella, tant'è vero che poi dopo di là hanno dovuto confermare quello che si sapeva già ormai da decenni. E analogamente in campo scientifico, in campo archeologico, in campo storico, queste verità che sono note in certi ambiti è chiaro che faticano a emergere, no? Però l'importante è che ci siano persone come Mario che in qualche modo tirano fuori queste cose e le buttano sul tappeto, perché questo è importante. Senti Roberto, un'altra curiosità, è perché poi penso che il tuo giornale ne parlerà, perché restando nel campo dell'Egitto e delle piramidi dei faraoni, lo spostamento, anzi l'apertura del nuovo museo al Cairo, secondo te sarà importante, quanto importante e a che livello? C'è la tomba di Tutankhamen là, no? Però ricordatevi che in Egitto nulla che non si vuole e si sappia, si sa, attenzione. Allora, Zaki Hawass, per esempio, è sicuramente il padrone dell'archeologia egiziana. Noi abbiamo visto in passato tante cose venire fuori solo se e quando lui ha ritenuto che fosse il caso di tirarle fuori. Qualche volta anche di recente, con delle, non per dire figuracce, ma con dei falsi allarmi. Ah, abbiamo provato che poi non era così, no? Perché poi ognuno, quando ha un ruolo primario, come a lui, no? A livello mondiale, ci tiene ovviamente a pontificare. Questo è un grosso pericolo. Io mi ricordo, io l'ho conosciuto, e tra l'altro in occasione dell'edizione italiana di un suo libro, con la White Star, mi ricordo anni fa, l'ho conosciuto, ho recensito il suo libro, e mi sono fatto dedicare questo suo libro, che era una cosa enorme, che era praticamente un formato a tre, immaginate, di roba proprio enorme, no? Ma fece un'edizione sia in italiano che in inglese. E allora l'edizione in italiano della lettera, ma è però l'edizione inglese, è dedicata. E lui l'ha aperta, quindi immaginatevi praticamente i due fogli a tre aperti, e ha fatto una firma su tutte e due le facciate. Evidentemente ha un grosso complesso di priorità. Diciamo che sì. Sì, no, sì, sì, ha una buona considerazione di sé, questo senz'altro. Sì, ma questo rientra comunque
profondi anche a livello storico e archeologico, le gente vieni come vuoi, ed è quello che lui sapientemente ha fatto e sta ancora facendo, quindi ci diranno le cose a pezzettini, e quindi questo museo ospiterà quello che vorrà lui, quando vorrà lui, come vorrà lui. Senti, chiudo dicendo una cosa, leggendo nel libro quando si scende in questo sotterraneo e si entra in questa lunga galleria, in questo corridoio, allora io da profana, Roberto, da turista ma anche un po' da giornalista e da curiosa sono entrata dentro una piramide perché io volevo capire che cosa si provasse. E in effetti mi ha molto sorpreso che per entrare, non so se voi avete mai provato l'esperienza... Beh, se vi dovesse capitare, fatelo, perché in realtà il cunicolo è molto basso, molto stretto, e poi si allarga in una stanza che poi è la vera stanza, è la stanza della tomba. Ma la domanda è: come potevano passare e portare materiale? Cioè, c'era un sistema, quindi, perché nel libro di Mario si parla di macchine di teletrasporto quasi, ma come si riusciva a entrare in questi? In questi cunicoli ci dovevano essere alla fine delle soluzioni che, se non erano magiche per il tempo, erano molto vicine alla magia. Poco meno. Ma sentite, in Egitto, che non vi sto dicendo nulla che non si sappia in qualche modo, ci sono enigmi e rompicapi di Magliosa. Ci sono per esempio dei reperti particolari, tipo, che ne so, il cosiddetto aliante dei faraoni, è il modello praticamente di un aeroplanino. Che all'inizio fu considerato una sorta di giocattolo, no? Di qualche principino egizio e roba del genere, niente di tutto questo. Questo modellino è stato messo nella galleria del Veneto ed è effettivamente un modellino in grado di volare. Ora sarà una coincidenza, ma è strano. Non solo, a Tenera, per esempio, ci sono delle raffigurazioni molto precise che potrebbero effettivamente riguardare il funzionamento di strutture grado di produrre elettricità e persino luce. Guardate che non c'è niente di strano, perché se dall'Egitto andiamo in Mesopotamia, che era l'altro braccio, no? Della fredda di mezza luna, tutto sommato, beh, noi troviamo le cosiddette pile di Baghdad. Un ingegnere tedesco nel dopoguerra è stato l'unico, guardando il museo che stava visitando, a dire: ma che è sta roba che c'è scritto oggetti di culto? Che vuol dire? Questa è una pila elettrica. C'erano i tre elementi che andavano uno dentro l'altro e, aggiungendo semplicemente del banale acido citrico, fornivano praticamente elettricità per un volte e mezzo. Ora, questo però chi ne era a conoscenza? La casta sacerdotale, perché ovviamente all'epoca soltanto i sacerdoti erano anche gli scienziati. Grazie per averci in qualche modo portato per mano in un momento. Bravo, Mauro, certo. Mario, lo vuoi salutare? Vuoi salutare ciao, Roberto? Ciao Roberto, grazie del tuo intervento. Grazie a te. Grazie. Buona fortuna per tutto. Grazie, altrettanto a te e alle tue pubblicazioni. Buone cose. Ciao, a presto. Grazie. Mi pare che ci ha fatto una spiegazione bella, ricca, consistente. L'avevamo detto che Roberto Pinotti è uno dei massimi esperti a livello internazionale e ce lo ha ribadito. Vogliamo chiudere salutando gli amici? Certo, con Roberto Pinotti ci conosciamo da tantissimi anni. Io collaboro alla sua rivista, Archeo Misteri, non mi ricordo più da quanto tempo. Ogni numero c'ha un mio articolo. Adesso mi è venuto in mente il nome dello scienziato Imhotep, lo scienziato che ha creato la piramide di Cheope e Chefren, ed era... considerato un genio all'epoca, Imhotep, è un nome che è un po' difficile da ricordare, però è facile. Che sta nel libro. Sì, perché era quello che in qualche modo aveva racchiuso in sé tutte le conoscenze antiche, poi come le abbia abbinato rimane un mistero, ognuno può fare la sua ipotesi, però indubbiamente aveva delle conoscenze architettoniche, statiche, e dinamiche uniche, perché le piramidi, lo sapete tutti, sono perfettamente allineate, hanno l'allineamento anche verso determinate stelle, sono perfettamente regolari, le pietre sono perfettamente squadrate, non c'è un centimetro tra una pietra e l'altra, ossia collimano in maniera
millesimale. Come abbiano fatto? E beh, un mistero c'è. Qualche volta la soluzione si indovina abbastanza vicino alla realtà, qualche volta è fantasiosa, ma oramai più che altro siamo legati un po' a quelli che sono i risultati scientifici, un po' a quelli che sono i risultati archeologici e un po' ai risultati degli studiosi che ci hanno dedicato una vita intera per studiare questi fenomeni. Poi noi raccogliamo, siamo dei dilettanti un po' allo sbaraglio, però dei dilettanti esperti, e allora a quel punto possiamo dare anche noi una nostra spiegazione, e io do una mia spiegazione, poi diciamo ai lettori la tua sentenza. Mario, grazie, grazie a voi. Direi che ci ritroviamo poi magari più avanti per un prossimo libro, poi ci racconterete voi le vostre impressioni una volta adesso lette. Ci trasferiamo nella saletta vicino, ci sono alcune copie per chi lo vuole, io posso fare anche una dedica e facciamo due chiacchiere se volete personalmente. E poi ci ritroveremo un'altra volta per la tua prossima, per la impegno prossima. Letterario che però va da un'altra parte. Va da un'altra parte completamente grazie. Differente. Grazie mille, grazie a tutti, grazie. Questa è una biblioteca di Giulia.